Corriere della Sera oggi elenca, no, tutti gli artisti, VIP, Elodie, Laura Pausini, Chiara Ferragni, Claudio Marchisio, Federica Pellegrini, Piero Pelù, Paola Cortellesi, che è fuori con un film su questo. Cioè, qui il problema, secondo te, è il fatto che esiste un ordine, diciamo, maschile che domina, no, e considera le donne degli oggetti, delle proprietà? E quindi questo ordine va smantellato per creare maschi più, come ha scritto qualcuno oggi, maschi più attenti a esprimere le proprie emozioni, a dialogare, insomma, a battere la violenza? No, io non penso esista un patriarcato, mi sembra che la nostra società sia molto lontana da un sistema patriarcale, al contrario, c'è da diversi decenni una tendenza che coincida con il trionfo del movimento femminista a appunto una lotta al patriarcato che poi di fatto si è spesso tradotta in una lotta contro l'uomo, quello che è l'archetipo, il prototipo delle caratteristiche, delle virtù che sono identificate nell'uomo. Questo ha degli effetti a livello di narrativa, in cui vediamo che quelle caratteristiche che sono associate all'uomo, che sono delle caratteristiche come tutte, anche quelle che sono associabili alla donna, hanno dei risvolti positivi o dei risvolti negativi. Ad esempio, associabili all'uomo il carattere della forza e della violenza, che può essere usata, come sappiamo, per fini nobili, per la difesa dei più deboli, per promuovere la giustizia, o può essere invece usata al contrario per opprimere, per fare del male agli innocenti, per fare del male ai più deboli, come l'orgoglio, come tante altre caratteristiche che sono associabili appunto all'uomo, le quali vengono viste tout court come qualcosa di malvagio da eliminare dalla società. È la famosa narrazione della mascolinità tossica, in cui non è che esiste, si contrappone a questa una mascolinità non tossica, questo è bene capirlo. Quell'idea è che tutto ciò che è mascolino sia tossico e vada eliminato dalla società, creando un nuovo modello di uomo che sostanzialmente, per essere tale e accettabile, non deve essere più uomo. E poi ci sono i risvolti sociali di questo. Nei nostri paesi vediamo ormai che a livello di successo scolastico, le donne stanno rapidamente sopravanzando gli uomini. La quantità, le percentuali di uomini le cui vite falliscono, nel senso che non riescono ad avere successo economico, non riescono ad avere successo sentimentale, a trovare un modo per accoppiarsi, per costruire una famiglia, cioè che non riescono a realizzarsi, è molto superiore alla percentuale di uomini che vivono in questo modo, che finiscono male, diciamo, che falliscono nella loro esistenza, rispetto a quella che è la percentuale di donne. Anche il famoso dato sul fatto che nelle posizioni di vertice spesso gli uomini sono sovrarappresentati, ha il suo pendant, che invece nelle posizioni più umili anche gli uomini sono sovrarappresentati tra la popolazione carceraria, tra chi svolge i lavori più sottopagati, tra chi svolge i lavori più pericolosi o i lavori più umilianti. Sono sovrarappresentati tra i dipendenti di droga, tra coloro che appunto vivono ai margini della società, i barboni senza tetto e così via. Quindi, dal mio punto di vista, no, non esiste un sistema patriarcale qui da noi, al contrario, c'è una forte spinta, se volessimo usare la stessa terminologia, al contrario, una forte spinta a creare un sistema matriarcale, che poi in realtà non è nemmeno matriarcale, perché il ruolo della madre non è così valutato nella nostra società, è semplicemente come dire, un sistema devirilizzato, la cui poi finalità è semplicemente creare una società debole che possa essere manipolata più facilmente dall'alto. Scusami se può sembrare complottistico, ma questa è la visione che ho. Ti chiedo questo perché poi mi piacerebbe sentire anche i nostri ascoltatori, no? Cosa pensano di questo tema che è divisivo ed è purtroppo divisivo, perché secondo me se si lasciasse un attimo da parte la questione ideologica si riuscirebbe anche a dialogarne in maniera più seria e individuare delle soluzioni. Una delle obiezioni è: ma veramente anche prima del femminismo esistevano donne maltrattate, anzi c'erano parecchie donne maltrattate che venivano considerate proprietà dai mariti, cioè questo ordine patriarcale è esistito a un certo punto. Oggi magari è
come dire, meno potente, però gli uomini continuano a fare delle cose che hanno sempre fatto nel corso della storia. Tu come rispondi a questa obiezione? Ah, è un'obiezione che ovviamente coglie un punto vero, cioè come dicevo prima, tutte le caratteristiche che abbiamo uomini e donne hanno dei risvolti positivi e dei risvolti negativi. L'uomo evidentemente è sempre stato più forte fisicamente, ha sempre avuto un'indole che lo spinge anche ad utilizzare la forza e la violenza, e questo può essere fatto in un senso positivo o può essere fatto in un senso negativo. In una coppia in cui uno dei due ha una maggiore prestanza fisica e laddove venga socialmente permesso, è chiaro che si dà adito e possibilità anche al fatto che si verificano fenomeni di violenza. Io ovviamente non sono a favore al fatto che l'uomo possa disporre come vuole della donna all'interno della relazione, non è certo quello che voglio dire, ed è un modello assolutamente negativo e nefasto che esisteva anche prima del femminismo. Non sto accusando il femminismo di aver creato, ha creato a livello narrativo il fenomeno del femminicidio, ovviamente la violenza c'è sempre stata ed è oggettivo che la violenza viene praticata più spesso dai uomini, non solo la violenza sulle donne, anche la violenza dei uomini sugli uomini, perché fa parte della natura particolare. Allora, forse il caso è cercare di capire come queste caratteristiche negative possono essere eventualmente rovesciate in positivo, cioè capire se la forza maschile, no, può diventare qualche cosa di buono. Io sinceramente penso che ci sia un grosso problema nel rapporto fra i sessi, anche a livello simbolico, spirituale, causato da il modello sociale in cui siamo inseriti, va molto al di là del femminismo, cioè nella società, diciamo, neoliberista, il punto è schiacciare gli altri. Quando io vedo una storia come quella della povera Giulia Cecchettin, io penso che abbiamo di fronte non un maschio, un uomo compiuto, abbiamo di fronte un bambino crudele che non riesce a reagire al rifiuto, no? Non riesce a sopportare il limite, non riesce a sopportare la regola, e la regola invece è, diciamo, almeno la psicologia del profondo per Carl Gustav Jung, è un attributo del maschile, no? E quindi, insomma, questo è un po' il tema, secondo me. Queste caratteristiche del maschile oggi potrebbero farci comodo, sicuramente, come tante altre caratteristiche positive del femminile.